Buonasera a tutti, io credo che sia doveroso essere qui questa sera e quindi davvero grazie a chi c'è e non voglio soffermarvi ovviamente sulle ragioni geopolitiche rispetto al conflitto in corso, però è evidente che la nostra presenza, io prima ho sentito le richieste ovviamente tutte condivisibili, ci ritroviamo tutti nelle questioni, quando è in corso un conflitto di guerra, un nuovo fronte di guerra come quello attuale, nel chiedere evidentemente un immediato cessate il fuoco, nel chiedere la pace in un'area che ha già subito troppo. Però noi credo che dovremmo soffermarci a ragionare sul significato di un conflitto che colpisce un popolo che in questi anni ha dato lezioni di democrazia e di libertà. Perché questo è stato il popolo curdo, questo sono state le donne curde, e vorrei che questo dato fosse sottolineato, ho fatto bene prima Celeste a farlo. E allora è importante accendere la luce su questi fenomeni, perché, guardate, lo si commentava prima, viviamo tempi complicati, sono tante le questioni che ci riguardano, legate ai temi del lavoro, legate ai temi dell'ambiente, ma non dimentichiamo mai che non può esserci giustizia sociale se non c'è pace, se non c'è pace nel mondo e nei luoghi delle persone che oggi si trovano in queste situazioni di conflitto. Per questa ragione io credo che il compito di tutti qui, nei propri luoghi di lavoro, nei luoghi dove agiamo, dove operiamo, il compito di noi tutti è quello di tenere accesa la luce e portare un messaggio di pace. Un messaggio di pace e ricordare una cosa, che oggi è in gioco il futuro di un popolo che ha lottato per la libertà e la democrazia. È emblematica la figura di Evrin Khalaf, che è stata messaggera di una democrazia partecipata, quella democrazia partecipata che tante volte rivendichiamo, una democrazia partecipata e paritaria di genere che tante volte rivendichiamo anche nel nostro democratico occidente, ma che facciamo fatica ad attualizzare, a concretizzare. Quel popolo ha dimostrato che si poteva fare. È in discussione quindi non solo per le ragioni di guerra e di conflitto, ma perché è in discussione un modello di democrazia e noi credo che abbiamo il compito di tenerla accesa la luce su quel modello di democrazia, perché per una volta da quel territorio, da quei territori che sono noti per i conflitti, sono arrivate invece lezioni di come riorganizzare le istituzioni democratiche anche da queste latitudini. Questo credo che sia il nostro compito ed è un compito che dobbiamo assolvere nei luoghi dove noi operiamo e dove lavoriamo. Io credo che ci sono davvero buone ragioni per discutere di questi temi con le giovani generazioni. Non dimentichiamolo questo, perché poi è importante avere dentro questo tipo di dibattito e di confronto le giovani generazioni che abbiamo visto impegnate nei giorni scorsi sul tema della sostenibilità ambientale. Non è meno importante il tema di cui stiamo discutendo adesso. E vorrei chiudere con un messaggio che riprende, come dire, una lettera che Susanna Camusso, che oggi è responsabile delle politiche di genere, delle politiche internazionali della CGIL. Non è soltanto necessaria la solidarietà, serve la voce di tutti, di tutte. Serve sapere che la nostra libertà non sarà mai al sicuro se non sarà al sicuro la libertà di quella popolazione che oggi vive questo nuovo conflitto. Grazie.